montare lo parco, come se vuoi fare. No, però, ma quando tanto lo so. Io ho questo storico. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti. Noi abbiamo inaugurato oggi il PD Day, ovviamente, perché da stamattina stiamo facendo le iniziative. Stamattina abbiamo parlato di agricoltura, di un caso specifico che è la crisi degli agricoltori, ma abbiamo spaziato anche stamattina, perché parlando di agricoltura ti rendi conto che non è solamente il lavoro dei campi, dei maiali, parlare in termini più ampi di ambiente, dei processi di trasformazione dei nostri territori necessariamente privati, come quelli della transizione ecologica e della transizione energetica, che il Partito Democratico sposa appieno a patto che questi siano rispettosi delle vocazioni del territorio. E qui si innesca la nostra azione politica rispetto al parco eolico, poi facciamo il punto rispetto a questa situazione, ma è un lavoro che viene da lontano, che una volta in assemblea insieme ai segretari di circolo in coro con questa iniziativa, c'è qui con noi il segretario di circolo Ilaria Cambiano, c'è la segretaria di circolo Luigi D'Antoccia Pagagnani, Bruno Causo per Carosino, poi c'è stato Recente, De Parano, Pulzano, quindi abbiamo fatto rete rispetto a questa questione, condividendo le informazioni, ma soprattutto aprendo un dialogo rispetto ad un tema che è assolutamente inedito per i nostri territori. Forse, ecco, si arriva anche in ritardo rispetto ad un processo che, se non gestito, necessariamente lo subiremo. Così sta avvenendo, c'è questa installazione che praticamente sarà molto invasiva per i nostri territori e sulla quale abbiamo aperto una serie di iniziative politiche a tutti i livelli. C'è stato Pino Borraccino che ha presentato delle osservazioni, Ubaldo Pagano le interrogazioni per aprire una discussione parlamentare che a tutti i costi deve portare il governo a dialogare con i territori, a confrontarsi con loro su delle vicende che cambieranno di fatto il nostro paesaggio. Stamattina parlavamo con i designer di quel paesaggio, no? Che sono gli agricoltori, e si vede dove ci sono gli agricoltori che lavorano bene, perché tu mentre vai al mare vedi dei vigneti eccezionali. Beh, se quelli dovessero essere sostituiti da dei palazzoni enormi, insomma, un po' di differenza farà, oltre al fatto che, come mi confrontavo con la Coldiretti, che oggi è presente attraverso il suo vicepresidente Salvatore Nero, mi confrontavo con Franco, che è il direttore di Coldiretti, e lui ribadiva la necessità di approfondire uno studio su quello che può essere il cambiamento del microclima lì dove insistono queste installazioni, che potrebbero comportare anche dei cambiamenti rispetto alle piantagioni. Però prima di arrivare, ecco, a passare la parola a Baldo Pagano rispetto a questo tema, voglio inserire una novità rispetto a quello che è la situazione di scarica, che comunque coinvolge sempre la situazione ambientale. Abbiamo letto nei giorni scorsi le osservazioni della Ludum e soprattutto abbiamo accolto in maniera molto spiacevole un articolo di un giornale, di un giornalista che cerca di attestare delle posizioni fuorvianti rispetto a questa vicenda. Non abbiamo l'anello al naso, abbiamo studiato le carte, forse c'è un fatto che lo fa, e quando questo giornalista scrive cattivi odori dalla discarica, leggo testualmente, non superati i valori soglia, quasi a far capire, quindi gli studi del 2012 hanno prodotto un procurato allarmismo, quindi non c'è stato un superamento soglia e quindi non c'è un inquinamento. Facciamo un attimo il punto. Nel 2012 ci sono state le rilevazioni delle centraline messe dall'allora assessore Giampiero Mancarelli, che hanno prodotto che cosa? Un'attenzione rispetto a questi. Probabilmente non sono stati superati i valori soglia rispetto a quella che è la legge, ma certamente quel campanello di allarme ha permesso all'ARPA di attenzionare quel sito, di fare dei rilievi e di a quel punto riscontrare i superamenti soglia che erano nella falda, ed è per quello che è scattato
il provvedimento 242 del testo unico ambientale che prevedeva la messa in sicurezza e la caratterizzazione dei luoghi, ed è su quello che continuiamo a battere. Quindi il fatto che sia stata riscontrata che quei castigli d'oro non superassero la soglia consentita, questo non toglie assolutamente che quel sito è ancora contaminato. Noi sappiamo che chi gestisce questi siti riesce a muovere grandi leve, anche quelli di stampa, e ci dispiace che ci sia insomma, qualcuno che si presti a queste interpretazioni, male interpretazioni che poi potrebbero determinare in qualche modo la situazione rispetto a quella vicenda. Noi ci stiamo come Partito Democratico. Ritornando alla questione parco eolico, vi dico che faremo anche un approfondimento sul fatto della discarica rispetto a questi nuovi aggiornamenti rispetto alle contribuzioni della legge. Io adesso passo la parola a Alberto Pagano, che su questa vicenda, come sempre, si è fatto trovare prontissimo, e quindi grazie Alberto. Grazie ad Antonio e grazie a tutti quanti voi. Come abbiamo inaugurato un po' da qualche tempo, proviamo a condividere le esigenze dell'intero territorio nel confronto quotidiano anche con quelli che sono gli operatori del settore, senza avere l'ambizione di mettergli né il cappello né la casacca, perché è giusto che i corpi intermedi, le associazioni di categoria, i sindacati, in realtà rappresentino delle istanze particolaristiche del loro settore e non diventino cassa di risonanza per una forza politica piuttosto che per l'altra. Fatta questa doverosa premessa, c'è un punto di partenza, e lo dico con chiarezza anche agli amici e anche della stampa. Noi siamo per la transizione ecologica e energetica, e questo passa attraverso uno sviluppo maggiore delle energie rinnovabili, perché altrimenti l'alternativa che attualmente è stata indicata è un'alternativa che ci consegna ancora i combustibili fossili e i disastri che stanno facendo le pizze del tempo continueranno ad essere all'ordine del giorno. Oggi ad esempio abbiamo parlato della peronospera. La peronospera l'abbiamo sempre avuta, è arrivata a una determinata fase del ciclo di produzione della vite, semplicemente perché abbiamo avuto un'estate particolarmente piovosa, 40% delle piogge in più. Questo non è colpa del destino 5 bar, probabilmente il cambiamento climatico ci dice che l'anno prossimo potrebbe addirittura peggiorare. E noi non possiamo lasciare un intero comparto semplicemente in una condizione di fortuna laddove riescono a cavarsela. Rispetto a questo dato c'è però un'altra questione di contesto su cui spero che la stampa possa sottolineare di più questo elemento. La Puglia è già una regione che produce energia da fonti rinnovabili molto superiore rispetto a quella che utilizza. È il primo produttore in Italia da fonti rinnovabili. Questo perché ormai da 15 anni a questa parte stiamo facendo investire su questo territorio sulle energie rinnovabili. Ma non si può immaginare che tu possa concentrare la produzione da fonti rinnovabili tutto un territorio semplicemente perché ha una vocazione alla transizione ecologica, senza richiamare alla solidarietà per raggiungere il fabbisogno nazionale anche gli altri territori. Alias, non possiamo diventare, come purtroppo è stato questo territorio, la spazzatura, o meglio, il conferire capito finale della spazzatura di mezzo mondo. Noi dobbiamo essere, rispettati rispetto a una pianificazione in cui il sacrificio, tra virgolette, viene richiesto a tutto il territorio nazionale. Non vi sconvolgete, non è un discorso leghista, è un discorso di chi ama la terra in cui vive. È là, ma a tal punto, che ho voglia di raccontare come non basterà un decreto, anzi due decreti del governo che hanno trasferito la potestà decisionale dai livelli territoriali a livello nazionale, perché il problema non è chi si assume la responsabilità della decisione e quanto sia distante dalle eventuali proteste. Il punto è come fare comprendere a quei cittadini, attraverso il dialogo e il confronto, quali possono essere le opportunità, pondere le opportunità rispetto ai limiti, dopodiché tiri una linea e decidi dove e cosa fare, altrimenti stai semplicemente distruggendo una vocazione come quella di questo territorio che nel tempo si è data una dimensione. È il territorio di un vino di qualità, il primitivo di
di Manduria, che diciamo vive di alterne vicende, ma che ha già occupato nel brand internazionale un posto straordinariamente importante. Il tema vero è: ci sono degli scienziati che possono venire qui a spiegare a noi comuni mortali, che ovviamente diciamo, non abbiamo come occupazione quella di dover approfondire questi processi scientifici, che in realtà l'installazione di un parco eolico di questa dimensione non abbia nessun tipo di interferenza con quella che è la vocazione che negli ultimi 30 anni si è dato a questo territorio, che c'è lo sviluppo dell'agricoltura, dell'enogastronomia e soprattutto della viticoltura. Questo è il tema. Allora io con l'interrogazione ho semplicemente fatto una banalità, non ho nessun tipo di merito particolare, ho semplicemente detto al governo: va bene, hai fatto la legge per imporre, ora secondo l'adagio titolo quinto, ce l'hai in mano, ha vinto, ok, puoi decidere che lo fai sulla testa delle persone, ma i territori poi non lamentare se vivono questa imposizione come se fosse una violenza. E di converso è un monito anche a tutti i parlamentari, i colleghi di centrodestra, della maggioranza, che addirittura si scacciano le vesti, fanno manifestazioni, fanno dichiarazioni, quando in realtà basterebbe che loro, invece di fare dichiarazioni e manifestazioni, si recassero dal loro ministro di riferimento, sia quello dell'ambiente sia quello contro il sud, Raffaele Fitto, e gli spiegassero diciamo qual è la realtà della loro posizione. Dopodiché, laddove Palazzo Chigi o il ministro dell'ambiente avessero delle buone ragioni scientifiche per dimostrare che in realtà è soltanto un'opportunità in più, bene, venga, lo spieghino alle comunità e le rassicurino, perché altrimenti il risultato, la differenza tra il clamore suscitato e quella lentezza di un insediamento di questo tipo e l'utilità prodotta da questo punto di vista rischia di essere zero, anche perché io diciamo, lo dico con pervicacia, va bene, ci sono dei territori che hanno delle condizioni climatiche in cui l'energia rinnovabile è più facilmente sviluppabile, ok, ma in quei territori allora facciamo sviluppare pure l'industria di filiera da cui si produce l'energia rinnovabile, perché altrimenti noi installeremo le pale eoliche, dopodiché ci sarà un fortunato che sarà il proprietario di quel campo eolico, qualche manutentore, è un territorio completamente diciamo votato a una definizione. Se tu invece in quello stesso territorio crei le condizioni per fare in modo che vengano prodotte anche le pale eoliche, crei un'industria di filiera e dai delle opportunità di lavoro. Allora noi siamo pronti a spingerci in maniera coraggiosa verso la transizione ecologica, ma deve essere chiaro qual è il processo, deve essere chiaro qual è la solidarietà su scala nazionale, deve essere chiaro soprattutto qual è la ricaduta da un punto di vista occupazionale delle filiere relative, perché uno deve poter condividere gli oneri e gli oneri. Grazie. Ilaria, vuoi intervenire? Sì. Noi ci abbiamo il nostro caro va legge. Benissimo questo. Ti accontenti di quello? Anche una storia per me. No, la faremo una conferenza stampa sulla storia. Vabbè, poi non raccontarlo, non la so, la cosa. Ok. Va bene. Buona la prima. Ok. Buonasera a tutti, io sono Ilaria Fabiano e rappresento il circolo di Sava. Non potevo non intervenire in merito al parco eolico, sappiamo tutti perché comunque Sava è la rocca forzata dell'onorevole, e quindi l'amministrazione savese si è schierata contro il no del parco eolico, ma a noi questo non ci basta perché abbiamo bisogno che ci siano proposte fattibili. Perché non è possibile che la Puglia diventi, cioè ogni volta che viene proposto un progetto venga sempre fatto senza ponderare bene costi e benefici. Non è possibile, questo accaduto anche con la discarica, abbiamo ancora
il problema del depuratore, abbiamo ancora il problema IVA, quindi sono tante le questioni che vengono poste sempre al sud, non è assolutamente giusto che vengano poste senza fare determinate premesse e determinate condizioni. Ecco perché credo che sia importantissimo quello che sta facendo Antonio con il circuito di Pisano, che ci sta dando la possibilità comunque di fare rendere, come diceva lui giustamente questa mattina, se non facciamo squadra, no? Non siamo uniti, cioè senza un nome non si va da nessuna parte. Quindi credo di poter parlare con il Partito Democratico, noi non siamo contro l'eolico, non siamo contro le energie rinnovabili, ma è opportuno che queste vengano fatte a determinate condizioni, come non è possibile che non ci sia ancora un'agenda che prevede appunto delle misure per quanto riguarda i progetti futuri per l'eolico e per tutti gli altri progetti ecosostenibili. Noi come circolo siamo aperti a qualunque tipo di dialogo con tutte le parti politiche affinché appunto ci metta nelle condizioni di fare delle determinate proposte che non vadano a danneggiare comunque a inquinare anche acusticamente, no? Perché non è stato valutato neanche bene questo, il bene anche tu da ingegnere, quindi non è soltanto l'inquinamento acustico ma anche quello che può portare, non soltanto l'impatto paesaggistico di quello che noi andiamo a vedere, ma sicuramente anche quello che ne deriverà, perché non sappiamo cosa può cambiare anche il clima e quindi c'è tutta una serie di consigli che si può utilizzare a parlare. Ecco perché noi prima di intervenire, sì. Appunto, trovando piazzava l'amministrazione, adesso si è schierata per il no, però effettivamente non ha ancora proposto nulla ed è quello per cui noi ci dobbiamo battere, perché non parte da loro, comunque noi possiamo fare tantissimo. Ovviamente quello che possiamo fare noi è quello che ha fatto, che sta facendo Antonio, qui noi ci siamo subito accurati, perché per noi è importante fare rete, fare squadra. E questo è fatto. Grazie. No, grazie a te. All'interno del quale ribadiamo le cose che dice Aria ma anche molto altro, invitiamo le amministrazioni a fare quello che dicevo Paolo, cioè un processo di gestione di questi cambiamenti che passa attraverso i territori e quindi il lavoro che stiamo facendo, la nostra lucina, le 5.500 sezioni sparse in tutta Italia del Partito Democratico, ecco, dovrebbero rappresentare un ponte di politica positiva per gestire questi processi. Insomma, io passo la parola a Anna. Sì, io volevo semplicemente dire che sì, è vero, quello che voi state facendo, che i circoli stanno facendo, la rete che si è creata, è quella rete che in realtà stabilisce una prassi politica, la prassi politica cos'è? Quella attraverso la quale il territorio riesce a far sentire la propria voce attraverso i propri rappresentanti istituzionali, ma in maniera efficace, perché quando io ascolto, no, sento dire vabbè, ma io non ho fatto molto, ho solo fatto un'interrogazione, invece non è così. Quell'interrogazione ha posto in evidenza come decisioni prese in maniera univoca e unilaterale dal governo centrale sono quelle decisioni che non solo rispettano i territori, ma che non sono nemmeno lungimiranti. Perché noi che siamo non favorevoli, noi ci battiamo per la transizione energetica, noi viviamo nel periodo dell'emergenza climatica e per noi le energie alternative sono uno strumento attraverso il quale poter garantire l'approvvigionamento energetico, lo sviluppo economico nella maniera migliore e che possa preservare economicamente anche i territori. Preservare economicamente i territori significa fare in modo che tutte le tipicità e le ricchezze dei territori possano essere rispettate, ma questo non significa che, come ha detto Baldo, anche l'utilizzo o l'autorizzazione unilaterale fatta dal governo sui territori impianti che in realtà
potenze locali, sia essere o favorire la transizione energetica. Quando si dice, noi abbiamo sempre detto, no? Noi Partito Democratico ovviamente siamo per la transizione energetica e quindi per l'eolico, per il fotovoltaico, per il geotermico, per tutto ciò che è rinnovabile e alternativo al combustibile. Ma questo non significa che deve essere fatto in maniera unica e soprattutto deve essere fatto nella maniera più sbagliata. Quando si parla di filiera relativa alle fonti energetiche, significa che i territori riescono a godere e a poter investire anche nell'impiego di un certo tipo di energia. E dal punto di vista politico è proprio la creazione della rete che io ho accolto veramente con grande piacere, prima di tutto perché è sinonimo e rappresenta la vivacità politica, la passione, la partecipazione dei territori in processi politici e anche la crescita del partito stesso in questo caso. Però io non mi limito alla crescita del partito, io penso che quando i circoli funzionano, quando la politica funziona in generale, è crescita della comunità in maniera aperta, in maniera, non voglio usare il termine trasversale, ma significa avvicinare anche chi alla politica non si interessa, significa avvicinarlo alla politica, la politica come processo partecipativo fondamentale per la crescita delle comunità stesse. Quindi la rete, la rete dei circoli, in questo caso più che rete dei circoli, è la rete di tutti, tutte le declinazioni del Partito Democratico nel territorio. È fondamentale per poter affrontare i problemi che affliggono i territori proprio nello specifico, perché qui abbiamo un'area molto estesa e il nostro territorio ha in ciascun'area delle problematicità e delle caratteristiche che sono diverse. E se non voi, chi può rappresentare e può essere portatore delle istanze politiche, no? Del territorio? Quindi io sono venuta, anche se non ero prevista, sono venuta perché ringraziare tutti quanti, volevo ringraziare chi in Pallo ha fatto l'operazione, chi come Mino si è impegnato anche nelle osservazioni, perché questo significa che c'è il collegamento, che la politica non è scollegata, non è fatta, non è atomizzata, non è fatta di tante parti per cui ognuno va per il proprio conto, no, la politica è fatta di rete, è la rete fondamentale, perché è la base della costruzione di un tessuto sociale che è consapevole di quelle che sono le proprie potenzialità, che è consapevole e che ha una visione di sviluppo del territorio. E questo è fondamentale, proprio perché noi dobbiamo fare in modo che le giovani, le nuove generazioni, che i giovani possano scegliere di rimanere o di andare. Questo è fondamentale. Noi ci portiamo, insomma, stamattina se la politica non è vicinanza, se non è accorciare le distanze, non ci intendiamo democrazia, perché io non Barbero, lei ho visto tutta la lezione di Barbero sulla sette, sulla democrazia, lui dice tutto ciò che non è una dittatura, noi la chiamiamo democrazia, ma non è la democrazia. E i partiti hanno una funzione eccezionale in questo processo democratico, e la mancanza dei partiti. Adesso non andiamo più d'accordo con il Movimento 5 Stelle, ma quando il Movimento 5 Stelle è uscito, insomma, alla ribalta con questa idea di antipolitica, allontanare i cittadini dalla politica. Oggi ne stiamo parlando con le conseguenze di questa cosa. Allontanare i cittadini dalla politica significa al tempo stesso svuotare e allungare le distanze, ma anche non stimolare l'altra parte. Oggi è qui con noi il vicepresidente di Coltretti, come dicevo, perché ha sentito l'esigenza di trattenersi e cogliere l'occasione di parlare di alcuni temi che in qualche modo riguardano tutti. E come dicevo, abbiamo parlato stamattina di agricoltura, ma abbiamo preso, veramente abbiamo abbracciato tantissimi altri argomenti, se no la gente non inizia. Perché c'è l'esigenza di trovare quegli spazi, quei luoghi
in cui ritorni ad incontrarti, a capire quali sono le esigenze comuni, la politica che interpreta il proprio ruolo prima di tutto con l'ascolto delle esigenze, con la storia dei disagi e poi sa trasformare quei disagi in azione politica. È quello che stiamo cercando di fare, coinvolgendo tutti i circoli del Partito Democratico. Li abbiamo chiamati le lucine all'interno, no, dei comuni, dei piccoli territori che in qualche modo fanno e devono fare da collegamento, altrimenti non ritroverebbero, ecco, quella che è la loro funzione primaria. E quindi sono contento che Salvatore è qui con noi, io passo la parola a lui perché ci teneva a dare una prestazione rispetto a questa problematica. Grazie a voi che ci date questa opportunità di poter esprimere la nostra opinione. Io, come World Directi, vicepresidente Taranto, sono come sempre a fianco delle nostre aziende, e quando abbiamo visto e abbiamo letto quelle che sono le iniziative governative per ciò che riguarda le fonti alternative, abbiamo sì dato un sospiro di sollievo, perché si parla appunto di energia alternativa, si parla appunto di rispetto dell'ambiente, si parla appunto di fonti alternative per cui possiamo ridurre quelle che sono magari quelle che forse sono le fonti più inquinanti oggi esistenti al mondo. Però da un altro punto di vista abbiamo pure visto che queste fonti alternative più che altro ci vengono, come sempre, calate dall'alto, senza rispetto del territorio, senza rispetto delle aziende che vivono sul territorio. Non mi sembra una cosa giusta, non sembra una cosa giusta con diretti. Vogliamo stare a fianco dei nostri associati, perché, come si è detto prima, innanzitutto non sappiamo cosa deve fare sul muro del microclima del territorio, nessuno studio è stato fatto, nessuna cosa è stata mai presa in atto, anche perché sono fonti nuove, quindi non abbiamo qualcosa che ci possa dire che può portare dei benefici al nostro territorio, se non quello dell'energia, e eventualmente a discapito di qualche altra cosa. Ma c'è una cosa fondamentale su cui ci siamo invece soffermati e su cui invece siamo veramente preoccupati, che abbiamo visto che queste installazioni avvengono senza veramente rispetto di nulla sul territorio, né delle zone, perché vengono compromesse delle zone ad alta vocazione vitivinicola, nel caso qui della zona, ma non solo di Lizzano, ma anche di Sappa, anche di Manduria, perché abbiamo visto che questi parchi, parliamo di ben 11 parchi, sono anche di più, di almeno una media di 15 torri ciascuno, quindi stiamo parlando di più di 150 torri, altri 250 metri, che dovrebbero invadere il nostro territorio su un'area così ormai vocata a un qualcosa di importante come appunto la viticoltura, che cambieranno, vogliamo o non vogliamo, almeno l'aspetto visivo del nostro territorio. Addirittura ho preso un esame, perché personalmente vengo da Manduria, quindi ho guardato un po' uno dei parchi che verrà installato a Manduria, dove le torri, queste enormi torri, sono appena 2,5 km dal centro abitato di Manduria, il che significa che cambieranno quello che è il futuro del nostro, come dire, parte dell'orizzonte del territorio di Manduria, vicino a delle strutture dove già esistono e dove hanno dato lustro a quello che è il nostro prodotto per eccellenza. Alcune vengono installate a pochi centinaia di metri di una cantina che forse penso che sia considerata una delle più importanti cantine di Manduria, quella del Gianfranco Fino. Altre nelle immediate vicinanze di aziende agrituristiche dove stanno portando ricchezza sul territorio, ma anche nella stessa Torricella, ma anche nella stessa Lizzano, cioè senza rispetto di coloro che hanno fatto degli investimenti e che questi investimenti oggi stanno dando al territorio, perché sono degli investimenti che apportano ricchezze da fuori, li portano qui sul territorio, stanno facendo conoscere il territorio, stanno facendo conoscere il nostro mare, stanno facendo conoscere le nostre coste, e ahimè io immagino e presumo e mi immedesimo in quelle che possono essere le situazioni che un domani queste aziende potranno avere di negatività. Allora, Coldiretti non è contraria al rinnovabile, Coldiretti non è contraria alle fonti alternative. Abbiamo lottato affinché si parlasse di agrivoltaico, abbiamo lottato perché le stalle fossero dotate di
impianti fotovoltaici sui tetti. Abbiamo lottato perché le aziende agricole avessero dell'autonomia elettrica e di produzione di energia elettrica a fine di diventare autonomi e quindi non pesare su quelle che sono il bilancio di tutto il discorso nazionale. Ma la cosa ancora peggiore che si può notare di questi grandi parchi e che personalmente ho esaminato è che queste sono tutte delle aziende a forma di scatole cinesi, il cui non sappiamo il business o perlomeno i risultati, gli utili di queste aziende, dove andranno mai ad essere posizionate, se ci sarà una ricaduta sul territorio, se ci sarà una ricaduta nella stessa nostra nazione, perché poi alla fine della storia, forse se andiamo a guardare, tutte queste aziende hanno anche delle sedi amministrative in paradisi fiscali, dove alla fine non verranno neanche tassate qui sul nostro territorio, il che significa che il nostro territorio per l'ennesima volta dovrà essere sfruttato, ma i risultati non rimarranno qui. Allora io mi immagino, se mai tutti questi investimenti, questo PNRR con tutti questi soldi, fossero date invece alle aziende agricole o anche alle stesse famiglie affinché facessero delle rinnovabili sui loro tetti, sulle loro zone e quindi diventassero autonomo, immaginiamo la ricchezza come è distribuita sul territorio e avesse un impatto immediato sulle risorse delle aziende e sulle risorse delle famiglie. Quindi avremmo un risultato che è un risultato di riduzione di quelle che sono le emissioni, ma anche un risultato sociale, che non è una cosa da poco, perché se immaginiamo che queste risorse fossero distribuite alle piccole famiglie, avremmo un risultato di un risparmio di bolletta immediato con lo scambio sul posto, che avrebbero una entità sociale tale da veramente fare un beneficio alle famiglie, anziché avere soltanto una ricchezza in mano a delle aziende che oggi, se andiamo a guardare, molte di queste sono delle SRL con un capitale talmente minimo che però fanno investimenti da milioni di euro che forse domani mattina può darsi pure che non esisteranno neanche più e tutte queste saranno concentrate in delle multinazionali che, come ho detto prima, i loro benefici saranno anche tassati in paradisi fiscali e non nel nostro territorio. Bene, allora per l'ennesima volta quello che Coldiretti chiede qual è? Chiede che ci sia una interpretazione, che ci siano le aziende che facciano parte del territorio e che queste rinnovabili siano condivise con le aziende sul territorio, che non vengano imposte. L'imposizione è una cosa brutta, l'imposizione non ci porta a nessuna parte, l'imposizione fa soltanto rabbia e quando qualcosa viene imposta, ahimè, non verrà mai digerita, ci rimarrà sempre un neo e quindi questo neo è un peccato che debba rimanere sul nostro territorio. Prima sì, ho sentito parlare di discariche, anche la scelta dei territori. Io vedo che queste pale sono la maggior parte sono messe in dei territori fruttiferi dove ci sono dei terreni ad alta potenzialità di reddito e invece vengono scartati i terreni che ormai sono compromessi. Allora, perché non pensare di realizzare delle rinnovabili su dei terreni compromessi? Perché non realizzare delle rinnovabili su zone che ormai sappiamo perfettamente che non so, che sono compromesse dalla produzione di qualsiasi altra cosa e quindi essere tra virgolette sfruttate per realizzare qualcosa che sia di positivo? Almeno abbiamo uno scambio tra quello che è stata la peculiarità fino a questi anni di questi terreni e quello che sarà il futuro. Io immagino nei dintorni di una discarica, si è parlato prima di odori, allora per ipotesi me la butto così, facciamo un raggio di 1 chilometro intorno a una discarica, facciamo un megaparco fotovoltaico di 1 chilometro intorno a una discarica, nessuno mai ci potrà dire niente qualcosa, perché immagino che nessuno mai andrà nel raggio di 1 chilometro di una discarica a realizzare qualche attività industriale o qualche attività agricola perché giustamente è già compromessa. Se prendo il territorio di Manduria, pochi mesi fa il comune di Manduria ha emanato un regolamento purtroppo che non possono essere utilizzati pozzi artesiani vicino a una discarica che è quella chiamata degli Cicci, perché purtroppo il percolato è andato a finire nelle falde, sta inquinando le falde,
Allora io immagino quel territorio ormai compromesso, allora lì posso pensare che si possano realizzare delle rinnovabili, ma non nelle migliori terre del primitivo dove ci sono delle aziende che hanno investito, che hanno fatto dei loro progetti imprenditoriali e che oggi si vedono piazzare una pala appena centinaia di metri dalla loro realtà. E questo che secondo noi, secondo Coldiretti, non va bene. Non perché non vanno bene le rinnovabili ben vengano, però vanno condivise con il territorio. Ci sono tante altre zone dove possono essere realizzate con un impatto minimo, con un impatto che sicuramente possono portare addirittura dei benefici e non delle critiche, e quindi perché non condividere con il territorio la realizzazione di queste rinnovabili? Questa è la nostra domanda, a cui vorremmo una risposta, e quindi siamo al fianco di chi sposa questa causa, siamo al fianco di chi questa causa la fa propria, e quindi la portiamo davanti a una commissione affinché ci siano delle risposte. Capisco che devono essere delle risposte veloci, capisco che devono essere fatti entro tempo determinati perché altrimenti si perdono dei fondi, però non è detto che pur di far veloce. C'è un detto antichissimo che dice che la gatta per la fretta ha fatto i figli ciechi, e non vorremmo che nuovamente per la fretta di investire, per la fretta di recuperare questi benedetti fondi che arrivano, poi dopodiché ne pagheranno le conseguenze le aziende attuali e anche i nostri figli e chi verrà dopo di noi. Quindi cerchiamo di fare le cose ogni tanto, facciamole con criterio, coinvolgiamo il territorio, cerchiamo di farle bene e cerchiamo di farle con un andamento condiviso. Questo è quello che Coldiretti chiede e quello che Coldiretti vorrebbe che fosse realizzato. Grazie. Bruno, prima di passare la parola a Mino. Forse andrebbe cambiato di... Io volevo solo aggiungere qualcosa, perché abbiamo già detto che siamo d'accordo su queste che sono le rinnovabili. Voglio partire da un presupposto che mi è successo molti anni fa. Ero a Parma in visita ai miei figli all'università e facevano un volantinaggio al centro di Parma che nessuno voleva una discarica. Tant'è vero che mi diedero dei volantini e chiesero che cosa ne pensavo. E io gli feci una domanda molto semplice, no? Alla fine, ma pensate che le discariche le dovete mettere tutte al sud, perché io vengo dal sud o dall'altra parte, perché tutti invocavano il fatto di essere una zona ad alto sviluppo turistico rispetto alla faccenda. Che cosa voglio dire con questo alla fine? Diceva l'onorevole prima che già noi siamo andati oltre quello che è questa cosa qua. E allora io voglio portare l'esperienza del mio comune alla fine. Il mio comune, il rapporto all'estensione del territorio, perché è un comune molto piccolo, 1020 ettari in tutto di terreno, forse è quello che ha l'indice più alto di pannelli solari alla fine. Hanno sottratto tutti i migliori terreni alla viticoltura, tant'è vero che poi intorno nelle aree di rispetto l'erba è così alta che viene bruciata ogni anno, alla fine non c'è la ricaduta di un posto di lavoro a favore della nostra comunità. Beh, io credo che questa non può essere una cosa giusta, perché se un territorio alla fine accetta anche determinate situazioni, non solo debba avere teoricamente dei vantaggi, ma non debba avere nemmeno degli svantaggi alla fine, perché noi nel nostro territorio ogni anno assistiamo ai falò alla fine, dove si bruciano alberi d'olive. Se venite a vedere a Carosina, adesso è successa la stessa cosa, alberi vicino, perché questi non puliscono. Non si riesce a capire mai chi sono queste persone, perché l'unica cosa che hanno fatto in questi anni da tante promesse è quella di aver messo le telecamere vicino, e poi hanno una pattuglia di una o due persone che fanno la vigilanza notturna per vedere se qualcuno va a sottrarre qualche pannello o non va a sottrarre qualche pannello. Questo è tutto quello che noi abbiamo in sostanza. Allora io dico, se in un territorio ci sono tante zone, io lo dicevo pure per Carosini, ad esempio noi abbiamo tante zone incolte, piene di pietra e roba varia, chi viene e chi si dà come ditte sceglie sempre il posto migliore, dove c'è la strada principale, dove c'è quello che è, perché ognuno vede l'economicità della sua scelta alla fine. Allora un'amministrazione e tutto il resto non può non tener conto delle esigenze della gente. Basta pensare, lui sicuramente lo saprà perché è dentro, a Carosino fino a pochi anni fa si producevano 200.000 quintali di vino.
c'erano 3 cantine sociali, adesso sono fallite tutte e 3, non c'è più nessuna. Alla fine i nostri agricoltori arrancano dove portare l'uva, se qualcuno la possono portare a San Marzano, la vendono o la svendono alla fine. Allora io dico, noi facciamo tutte queste cose qua, siamo favorevoli a queste cose qua, ma dobbiamo tener conto, i comuni devono avere anche la facoltà di scegliere nel loro territorio quali sono determinate zone alla fine che possono essere utilizzate in questo modo. E non solo l'economicità da parte della ditta, perché qui investe l'ambiente, investe il territorio, investe le risorse. Perché io faccio una considerazione molto semplice che ho fatto da anni: che colpa ne hanno tutte quelle persone che hanno investito con le loro case, con il turismo, con i ristoranti sulla strada di Francavilla e poi hanno dovuto svendere o chiudere le proprie case alla fine perché la puzza e il fetore che veniva da quella discarica, che doveva essere fatto solo per riempire le cave, poi alla fine ci sono le montagne, sono andate 20 metri più alte perché poi la politica non riesce a far eseguire con certezza determinate situazioni. Io non vorrei alla fine, no, che fosse usata ultimamente una parola, quando si dice siamo in regime di democrazia, alla fine tutti parlano, ma non vorrei che la democrazia in Italia fosse diventata quella di 3.000 anni fa dei romani, perché i romani dicevano che la democrazia serviva a chi comandava di poter fare quello che voleva alla fine, e non è così. Allora dico, il confronto ci deve essere con tutti, la disponibilità da parte delle popolazioni c'è, però bisogna pure rendersi conto dell'impatto ambientale e di quello che viene fuori rispetto a determinate situazioni. Allora io dico, pur fermo restando si devono mettere queste benedette paleoliche, ma il territorio non può non avere almeno la facoltà di fare uno studio suo e di individuare delle aree dove eventualmente si può mettere. Noi abbiamo adesso con la xylella decine e decine di ettari di terreni di ulivi ormai bruciati, che non sono più di fatto, e territori, perché del resto la coltivazione dell'ulivo, e concludo, nel nostro territorio veniva fatta sempre sui terreni più brutti alla fine, no? Dove c'erano pietre e altre cose. Perché non si spostano in determinate situazioni se proprio si deve fare? E andare a togliere invece l'unica parte produttiva di un territorio che è fortemente in crisi anche sotto l'aspetto industriale. Noi sappiamo tutto quello che succede a Taranto per l'ambiente industriale, a malapena si mantengono, però dico, questa facoltà le popolazioni la devono avere. Se questa facoltà non c'è, alla fine allora significa imposizione da parte degli altri, e non si devono meravigliare se poi la gente protesta o la gente si siede per terra o fa in tutti i modi per quello che è. Anche perché un parco del genere proiettato nell'arco degli anni, io non lo so le previsioni quante sono, se ci vogliono 2 anni, 5 anni o 10 anni per farlo, ma per 10 anni non può essere penalizzata quella gente che ha terreni e ha determinate situazioni da portare avanti. Io questo volevo dire, niente di più. Vi ringrazio. Passare la parola a Dino, una breve introduzione a quello che è stato il suo lavoro. Noi praticamente con l'Alleanza del Partito Democratico abbiamo cercato di fare quello che hanno evidenziato tutti quelli che sono intervenuti oggi, bloccare in qualche modo questo intervento e lanciare degli spunti di riflessione soprattutto al governo nazionale, ma anche ai territori, ai comuni e alle amministrazioni, che devono necessariamente fare squadra anche loro attraverso gli uffici tecnici e chiamare a raccolta le imprese locali per far nascere quelle che noi auspichiamo e che l'Europa vorrebbe, le cosiddette comunità energetiche, che non solo vanno verso gli standard della transizione ecologica, ma al tempo stesso hanno delle ricadute dirette nei territori in cui vengono installate. Mino, grazie per tutto quello che hai fatto oggi in generale. Tra un po' scatta il sequestro di persona perché Mino sta con noi dalle 9, a te la parola per chiudere questa giornata. Grazie al segretario Antonio Lecce e a tutti i compagni del circolo del Partito Democratico di Rizzano per questa bella giornata di approfondimento politico che ci hanno fatto trascorrere, e non è la prima volta che lo fanno, e devo dire che il circolo di Rizzano sta facendo un ottimo lavoro, spesso di coordinamento di tanti circoli.
queste iniziative. E ovviamente a partire dalla segretaria provinciale, che non ha mai fatto mancare la sua della piena del percorso che c'è, ma anche di tante figure istituzionali che si sono avvicendate in queste settimane, a partire da quelle calde del mese di giugno sino ad arrivare nella giornata odierna, abbiamo sempre sostenuto queste iniziative importanti. Vedete, io sulla questione dell'eolico non dico niente, perché sono state dette tante e tali cose condivisibili al 100% che rischierei di essere ripetitivo, noioso e soprattutto per gli amici e le amiche che ci stanno seguendo, perché so che c'è la diretta Facebook, ma anche diciamo qui ad ascoltarci, rischierei di essere noioso. Voglio dire, voglio fare una considerazione che è una, ripetemmo, un'iniziativa del genere. Vedete, io faccio l'esempio dei pompieri. Quando c'è un incendio è importante l'azione che svolgono tutti, è importante il passante che guarda, che passa con la macchina, vede l'incendio e chiama il 115, quindi dice c'è l'incendio, è importante delle persone, delle forze dell'ordine che fermano il traffico, che non fanno affluire altre macchine, è importante il ruolo di tutti. Però se non arrivano i pompieri che buttano l'acqua sopra il fuoco insieme ad altre sostanze per provare a spegnere l'incendio, al di là dell'azione importante di tutti, quell'azione però rimane lì così inferiore. Molti di voi diranno: ma che c'entra questo con il parco eolico o con la discarica? Perché le procedure sono così, diciamo, complicate oramai, che se alla fine qualcuno, in questo caso il Partito Democratico con i propri dirigenti eccetera, non si permette di metterci la faccia e presentare delle osservazioni sulla discarica al Presidente della provincia, al nostro amico Rinaldo Melucci, che è sempre molto attento su queste cose, o in questo caso come sul parco eolico al MIT, al Ministero della Transizione Ecologica, alla fine stiamo dicendo tutti belle parole, articoli, interviste, telegiornali, notorietà, però alla fine non si incide, non si fa nulla, e quindi a qualcuno toccava l'onere di fare le osservazioni, che badate bene, non sono soltanto onerose da presentare perché devi mandare una quindicina, una ventina di PEC con degli indirizzi articolati, ma soprattutto devi fare studiando un progetto e avendo, oltre alla capacità di analisi politica, anche e soprattutto dico io, la competenza del piano delle tecniche, e fortunatamente il Partito Democratico di Taranto ha avuto la capacità di sapere avere competenze tecniche, competenze politiche, la forza di qualcuno di metterci la faccia, e quindi abbiamo presentato delle osservazioni, come abbiamo fatto sulla discarica, che devo dire con piacere, possiamo dirlo, segretario Lecce, le cose che ha detto Arpa Puglia qualche giorno prima in ordine di tempo le avevamo dette noi nelle nostre osservazioni, quindi vuol dire che se le ha dette Arpa, dopodiché vuol dire che eravamo sulla strada giusta. E la stessa cosa sul parco eolico, abbiamo presentato delle osservazioni nei tempi previsti, se non mi sbaglio era il primo o il 2 di settembre, adesso non voglio sbagliare, però è previsto il 1 settembre. Abbiamo presentato al MIT e a una serie di enti, tra i quali comuni che poi hanno anche recepito, il comune di Mizzano, il comune di Carosino e altri comuni, le osservazioni che abbiamo presentato. Diciamo, questo io ti sento di dire, che il Partito Democratico non solo a parole, ma con i fatti concreti è a favore dei territori e della salvaguardia del territorio, senza ribadire che chiaramente la nostra non è una crociata contro le ore, ci mancherebbe altro. La Regione Puglia, il Presidente Vendola prima, il Presidente Emiliano dopo, quindi una storia di quattro legislature che ha portato la Regione Puglia ad essere la prima regione in termini di produzione da fonti di energia rinnovabile, e continuiamo a questo punto di vista. Diciamo soltanto, nella fattispecie, delle nostre osservazioni, che sono ovviamente a disposizione del segretario, abbiamo mandato alla stampa, se qualcuno vuole vedere può tranquillamente rivolgere
questo segretario del circolo, abbiamo detto alcune cose dal punto di vista tecnico che sono riassumibili in questo, ma è proprio necessario andare a fare un intervento in quel luogo, e abbiamo trovato abbiamo fatto degli approfondimenti tecnici, abbiamo trovato delle falle, delle defaglianze nell'ambito del procedimento in maniera tale da far saltare quel progetto, ribadendo, diciamo, politicamente che noi chiaramente non abbiamo nulla in contrario alle energie eoliche in generale, a quelle da fonte rinnovabile, ci mancherebbe altro, ma diciamo soltanto che nella fattispecie quelle torri alte sino a 250 metri poste tra il comune di Lizzano e la Litorania, un chilometro e mezzo dalla Litorania, con uno sviluppo che potrebbe avere la Litorania di Lizzano e diciamo è quel pezzo di terra che collega il paese alla Litorania, secondo noi è una scelta sbagliata che non riguarda soltanto Lizzano, ma che riguarda anche il comune di Torricella e che riguarda anche le isole amministrative di Taranto, tant'è vero che anche il sindaco Menucci di questa cosa si è molto preoccupato, è stato molto attento, ci ha chiesto anche cosa stavamo facendo, perché il sindaco Menucci era preoccupato per le isole amministrative di Taranto e insieme a lui abbiamo, diciamo, portato avanti queste osservazioni. Diciamo, Partito Democratico è a fianco a queste esigenze, le continueremo a difendere con i denti, perché riteniamo che la difesa del territorio sia un aspetto importantissimo. Grazie ancora a Antonio Lecce per aver organizzato questa.